Miei cari, buongiorno in questo martedì del 27 di aprile. Che il Signore vi possa benedire in ogni cosa che farete in questo giorno, ma soprattutto possiate avere un cuore aperto all'ascolto della parola del Signore e a quanto Egli vuole fare di buono, di meraviglioso nella vostra vita. Completezza, questo è il titolo della meditazione di stamattina e leggeremo nuovamente il versetto letto ieri dal Vangelo di Matteo al capitolo 11, versetto 28, quel meraviglioso passo in cui il Signore Gesù fece un invito e ancora oggi, a distanza di 2000 anni, rivolge questo invito all'umanità intera. Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo. Dicevamo dell'importanza di accettare questo invito, dell'importanza di fare un passo in avanti. Sicuramente questo passo in avanti ti porterà a distoglierti da quello che stai facendo, ti porterà a distinguerti dalla massa. Sapete, 2000 anni fa, quando il Signore Gesù venne presentato alla folla per decidere chi doveva essere crocifisso e chi doveva essere liberato, si trovava assieme a un ladrone, assieme a Barabba. La gente gridava Barabba. Ebbene, ancora oggi, a distanza di 2000 anni, la gente grida Barabba e non sceglie Gesù. Per cui questa mattina ti invito a riflettere su queste cose e all'importanza di gridare il nome di Gesù, di invocare il nome di Gesù piuttosto che il nome di Barabba. Tutte le volte che ti accorgi che la tua vita si sta sgretolando, che la tua vita per qualche ragione si sta allontanando da quello che deve essere il pensiero di Gesù, rivolgiti immediatamente a Lui. Rivolgi la tua preghiera al Signore Gesù, chiedigli di ristabilirti, chiedigli di darti quel riposo che magari stai cercando. Non permettere che sosti in te quello che può causare la distruzione della pace. Considera ogni causa di disgregazione come un elemento da combattere, non da subire. Chiedi, Signore, fammi sentire la coscienza di te. E la tua coscienza se ne andrà ed egli sarà tutto in ogni cosa. Non tollerare la permanenza dell'autocoscienza, perché essa risveglierà l'autocompassione. E l'autocompassione viene dal diavolo. Ed è proprio l'autocompassione che ti porterà a dire: nessuno mi capisce. Dovrebbero chiedermi scusa, dovrei esigere soddisfazione. Lascia tranquilli gli altri e chiedi al Signore di darti la coscienza di Cristo. Ed Egli ti sosterrà, Egli sosterrà il tuo equilibrio fino a darti quella completezza che stai cercando, quella completezza che hai bisogno. La vita completa è quella del fanciullo. Quando sono conscio di me, quando so chi sono, c'è qualcosa in me che non va. Infatti sono proprio i malati che sanno cosa sia la salute. Il figlio di Dio non è mai conscio della volontà di Dio, semplicemente perché egli è la volontà di Dio. Quando deviamo, anche se di pochissimo, da quella che è la volontà di Dio, allora cominciamo a farci delle domande, a porci dei quesiti. Qual è la tua volontà? Chiediamo a Dio. Il figlio di Dio non ha bisogno di pregare per chiedere di essere conscio che Dio risponde alla preghiera, perché egli ne è pacificamente certo. Dio risponde sempre e questa è un'assoluta certezza che devi avere. Se cerchiamo di combattere l'autocoscienza con qualsiasi metodo basato sul buonsenso, sulle nostre capacità, sulla nostra forza, non faremo altro che svilupparla al massimo. E Gesù dice invece: venite a me ed io vi darò riposo. Ed è quindi la coscienza di Cristo in me che prende il posto dell'autocoscienza. Beh, dovunque vada, Gesù instaurerà in me quel sentimento di pace, quel sentimento di riposo. Quel sentimento di pace e di riposo che scaturisce dalla perfezione di un'attività che non è conscia di se stessa. E allora
cosa fare. Accetta questo invito, accetta l'invito che ti sta facendo il Signore ancora stamattina. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo, che possa sperimentare la bellezza del riposo di Dio. Che Lui ti possa benedire. Amen.